Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio della serie di Herobrine. Non ci sta soddisfacendo, nel senso che non è seguita da molti. Speriamo che diventi un pochino più curiosa da poterla portare avanti al meglio. Herobrine non ha fatto granché fino adesso, però ci ha lasciato qualche segno. Adesso vado a chiamare Aaron, se no mi sa che non riesce a giocare se non apriamo il mondo in LAN. Sono presente. Allora, start LAN World. Ok Aaron, la porta l'ho aperta, 59495. E nulla, avevamo qualcosa qua a cuocere, della carne, bene. Ah, ti ricordi quello che dovevamo fare, vero? Sì, adesso adesso aggiorno anche gli altri. Allora, quello che dovremmo fare, perché Aaron mi stava portando delle idee, praticamente sarebbe, c'è una specie di, un attimo che stavo facendo cagate, questo non va mica qua. C'è una specie di curiosità in questa mod che ha detto Aaron che ha trovato un modo per far apparire Herobrine e combatterlo. Praticamente questa è una cosa a parte, questo non fa parte dei disturbi che dà Herobrine in questo mondo. È una cosa in più, una cosa nel plugin inserita, che teoricamente andrebbe messo un jukebox assieme a un disco particolare di fianco al totem e dovrebbe... Sì. In poco tempo apparire Herobrine e dovremmo combatterlo. Niente, io adesso vado a prendere gli accessori. Aaron, se mi dici qual Anzi, è l'audio. No, aspetta, mettimi in creativo a me. Sì. Fai slash game mode 1 e metti il mio nome. Basta che fai tab comunque. Aaron, lo sapevo comunque. Beh, sì. Però tanto per dire. Cioè... Vai. Perfetto, allora. Vai. Have you seen the no, non è apparso. Non è apparso. Ma deve apparire per forza? In teoria sì. No, e fai una cosa, rimettimi un attimo in game mode perché c'è un altro disco da poter vedere. Ok, allora, aspetta Magari ho preso quello sbagliato. Allora, tolto un attimo la soundboard. Perfetto, allora. Vai. Vai. Nemmeno questo. Non saprei. Però questo fa venire voglia di ballare. Non è che fa venire tutto il copyright. Beh, ci darò un'occhiata prima di pubblicarlo, me lo dice. I was walking through the country, minding my own business, looking for some roses and some grass. Ci vorrebbe un cavallo. E ci abbiamo provato. Non so se è un bug oppure non funziona più. L'hanno rimosso dopo l'aggiornamento del plugin. Non lo so. Comunque, fatto sta che noi avevamo salvato questi due polli poverini dall'esplosione che abbiamo ricevuto. È stata una perdita non piccola, non indifferente. E il tentativo è andato male. Però nessuno ci toglie la questione di cioè, l'obiettivo, no? Quello di continuare a sopravvivere in questo mondo, in questa serie. Quindi adesso io direi di andare a letto, aspettare che viene giorno e poi proseguire nella storia. Intanto vado a chiudere la porta. Dobbiamo andare a trovare... Vabbè, se troviamo qualche pollo è meglio, perché sennò con questi due pulcini ci facciamo poco. Qua aspettiamo un po' di grano. Io nell'attesa andrei a dare un'occhiata in giro. Cazzo, c'è un altro creeper! No, stacci lontano. Lo eliminiamo, lo elimino, no, tranquillo. No, posso? No. Lo attiro lontano. Guarda, sono qua. Vieni qua con me, lo attiriamo qua. Perché devi fare ste cose? Perché se esplode lontano mi fa un favore. Se lo lasciamo stare prima o poi ci secca. Dove lo vedi? Dov'è? Boh. È sparito. Vado, sopra l'albero vado. Eccolo. È lì sotto? Non andare vicino a casa. Boh, va bene. È esploso lontano da casa, questo è importante. Ci ha fatto un regalo, Aaron. Eh? Cioè, nel senso, qua sotto c'è una caverna. Davvero? Ah? Andiamo a darci un'occhiata? Io non ho un piccone di pietra. Vuoi un piccone? Sì. Lo facciamo. Toh, tieni. Aspetta, Qua c'è non è una caverna. Ah, no? Mi sa di no. Ma non ho la pietra, papi. Agli ordini. Te la piccono io. Aspetta. Tanto devo farmi un piccone anch'io perché sono in crisi picconica.
Non è che forse va per il disco devi metterlo tu. Possiamo provare anche quello? Allora, aspetta, tieni un po' di pietra. Se riesci a farmi tu un piccone, se no lo faccio qui. Se no lo faccio poi io. Gli stecchini ce li ho. Perché io l'ultimo che ho è questo qua e sta finendo. Vieni. Ok, grazie, tanto. Prego. Boh, proviamo ad andare a vedere di mettere. Lo provo a mettere io il disco. Dammi i dischi. Ok. Sì, allora, uno ce l'ho nella cassa e l'altro ce l'hai tu. Eccolo qui. Tanto chiudo qua, visto che ho un po' di terra. Tanto tieni. Ok. Perché sento degli scheletri? Saranno qua sotto terra, forse. Con buona Probabile. probabilità. E vabbè, stiamo L'hai sentito anche questo stuzzicando. suono? Sì, stiamo stuzzicando un po' Herobrine, ma giusto una giusta causa. Vogliamo provare a vedere se. Ma lo sai vero che questa mod potrebbe aggiungere che in realtà non c'è una caverna, ma è un suo segno questo? Oh, può essere. Niente, proviamo così. Ah, No, provo quell'altro allora. Sì. ma deve proprio apparire instant. Have you No. seen the Ah, niente. heaven? Non appare. Oh, ci abbiamo provato. Niente, ne vado a mettere comunque questi qua nel baule, anche se li abbiamo presi dalla creativa. È sempre roba che abbiamo. Sì, vabbè, ci hanno fatto dei piccoli scherzi, ma non è che siano così. Cazzo, una croce, Cosa? Aaron. Quella è una croce o un albero? No, è un albero È un cresciuto albero, eh. sottoterra. Mi ha fatto prendere un infarto, mi ha fatto prendere. Un albero cresciuto sottoterra, ma con quale. In effetti è Con vero. quale senso? Io andrei a darci un'occhiata, qualcosa di Non è, strano. appunto, non è che ci sta dando un segnale di andare qua sotto. Allora. Proviamo. Io ho leggermente paura di andare qua sotto. Ok, la roba brutta è che continua la caverna. Papi, c'è anche un'altra strada di qua. Dov'è? Ah. Beh, è una caverna parecchio insolita. C'è del ferro qua. E di qua si sprofonda. Va giù. Cosa facciamo? Non lo so, come vuoi fare tu? Ma di visitarla non mi dispiacerebbe, anche perché se è un segno è meglio seguirlo, giusto per fare il suo gioco, nel caso che. Vai. Oh, qua si sprofonda mica poco. Aspetta che ho del materiale inutile che si può usare per scendere, aspetta. Beh, tanto inutile non è, sono legni. Però. Vabbè, c'è la pietra, abbiamo la pietra. Aspetta, Sì, hai ragione. tolgo questo. Boh. Io non ho torce, non ho nulla. C'ho tutto io. Uso un po' l'acciarino per fare luce. Qua c'è del ferro, Babi, comunque. Prendi, prendi. Aspettami. Sì. Piano, vai piano. Qua si divide. Sento gli scheletri in lontananza. Qua non c'è nulla. Ok, di qua. Va bene. Bestia, come va giù? Ma che caverna è? C'è un Guarda, uno creeper. scheletro. Porco! Vabbè, mi ha tolto mezzo cuore, mi ha tolto mezzo cuore. Occhio allo Porco. scheletro. Bravo Aaron. No. Ma se tipo mettiamo il keep inventory. Ok, allora, vai. Aspetta, là c'è del carbone, cosa abbastanza utile. Aspetta che provo ad andare dall'altra parte. Facciamo poco alla volta che tanto non c'è fretta. Ci sei? Sì, un secondo. Occhio allo zombie dietro di te. Lo faccio secco io. Prendi il carbone intanto, che non fa male quello. Però se qua ci porta giù da sola, la caverna, si arriva a trovare della pietra rossa alla svelta. Cosa che sarebbe utile appunto per non perderci. Cosa facciamo? Andiamo giù? Proviamo, dai, andiamo per di qua. Qua sopra c'è il ferro, papi. Vai, prendilo. Io vado a prendere il carbone che c'è qua di No, aspetta, fianco. mio, No, non aspettami. vado lontano, sono qua sotto. Ok.
C'è anche del ferro lì. Sì, l'ho visto. Lo sto prendendo. Tanto ferro. Il problema è che io voglio fare le big serie, no? Poi mi cago in mano. Vabbè, dai, insomma, sono, sei con il papà. Ero Brain non ti picchia. Cioè, oddio, virtualmente sì. Attento, non allontanate perché sto prendendo del carbone. Oh merda, papi. Mi sa che siamo nel posto giusto. Perché? È un pipistrello, lo sai che cos'è il pipistrello? Hai detto che è simbolo di Erobrain? Mezz'ora che lo sento quel cazzo di pipistrello lì che mi ha rotto i maroni. È morto. Ok. Sa che devo farmi un piccone a breve. Quanto carbone? Beh, direi che ne abbiamo un vasto assortimento ormai di carbone. Possiamo anche lasciarlo qui. Papi, quante torce hai ancora? Aspetta. 31. Posso accendere un Aspetta. villaggio? Oh, c'è un zombie. Se vuoi ti mando la crafting e ne facciamo altri, eh. Devo fare un piccone. No, la crafting ce l'ho. Allora, mi manca Un altro niente. zombo. Servono degli stecchini, io ce li ho. Ok. Lasciamela un attimo che mi faccio un'altra spada io. Ok, allora. Uno, due. Picconi. Così ne fanno una che te tieni. Grazie, nel caso lo perdo. La spada Ok. ce l'ho. Però vabbè, sì, posso fare una spada in pietra che non farebbe mica schifo. Tenere una in più. Ok, bene. Modo abbastanza interessante, direi. Questo episodio mi piace particolarmente. C'è qualcosa che non va. Questa caverna è alquanto Cioè, ma insolita. guarda quanto si divide sta caverna. E guarda quanto ferro troviamo, è assurdo. C'è qualcosa di strano. In effetti è vero. O abbiamo trovato un mondo ricco di roba e noi siamo proprio dove c'è la ricchezza, oppure... Papi, ho trovato un'altra cosa suggestiva, secondo Cosa? me. Metti la torcia qui. Ma perché siamo tornati al punto di partenza? Lì. Lì c'è il punto di partenza. Qua. Lì. Siamo venuti da qua. E Abbiamo fatto il ponte. qui, papi, c'è del ferro, nel Sì, dubbio. ci abbiamo fatto girato intorno. Vabbè, Vieni a prendere un andiamo. po' di ferro qua. Sì, dopo andiamo giù di là.